Amici sportivi appassionati di calcio a 5, buonasera e benvenuti al Palarosselli di Aprilia. È la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C2 e Girone C e sono di fronte le due formazioni che sono praticamente distanti 3 punti in classifica, lo United Aprilia a quota 27 mentre il Penta Pomezia a quota 24. Trobiani vorrà calciare uno schema. Pallone interessante per Valenza che ha calciato a colpo sicuro. Valenza ha toccato Serpietri, finita di Serpietri che arma il sinistro e trova dunque il gol del vantaggio. Splendida conclusione da parte di Serpietri che è riuscito a mandare a vuoto due giocatori in maglia rossa e poi a scagliare un preciso rasoterra. Dicevamo come nella gara di andata, attenzione intanto a questa chance per il solito Galafate, ha trovato però l'opposizione di Di Stefano che ha risposto presente. Galasso, calcio in porta, ottimo l'intervento del portiere Donazzolo che ha smanacciato in calcio d'angolo. Adesso Racioppo prova questa azione corale, ben costruita, ben congegnata e poi è arrivato il gol del pareggio, meravigliosa azione corale della formazione ospite che ha trovato con Margani la rete dell'1-1. Adesso cerca l'Unione di Aprilia di andare a rubare il pallone e quasi ci riesce, anzi ce la fa e poi tenta la conclusione Serpietri che va a disturbare un po' tutti. Valenza alla fine calcio in porta improvvisamente con il destro, deviazione di Donazzolo in calcio d'angolo, si accende una mischia. Pomezia che adesso ha una grande chance e c'è ancora una volta decisivo, provvidenziale Donazzolo, ancora Herrera, poi Racioppo che puntella con la punta del piede sinistro, bellissima girata intanto di Galasso che per poco non c'entra lo specchio della porta. Pignatiello, finta di Serpietri, conclusione in porta da parte di Musilli. Adesso Trobiani ha un po' di spazio, prova l'imbucata centrale, il tocco ravvicinato sotto porta di Musilli. Tra l'altro della seconda frazione di gioco, attenzione a questo colpo di testa pericolosissimo da parte di Margani, lo fa in questo momento. Pallone gestito da Margani, ottimo intanto il controllo e il tiro in porta di Margani. L'area tecnica, adesso c'è ancora Galafate, calcia Galafate e sul secondo palo appostato come un falco il numero 11 De Marco, appena entrato va a sigillare il gol del vantaggio dello United Aprilia nel reparto arretrato. Adesso Penta Pomezia che ha subito la chance del pareggio, bravo però Donazzolo. Aprilia che adesso può usufruire di questa opportunità con il tiro da parte di Galafate, ancora il capitano Trobiani, le tocco dentro, morbido, sotto porta di Pignatiello che al posto giusto, nel momento giusto, trafigge inesorabilmente Casagrande. Una fitta ragnatela di passaggi in orizzontale per cercare un corridoio giusto, ma viene commessa un'inciviltà clamorosa dalla formazione ospite e la castiga Pignatiello, ancora una volta letale, ancora una volta chirurgico, segna la rete del 4-1 e chiude i giochi di questo incontro. E finisce dunque il match, vittoria dunque della formazione dell'Unione di Aprilia che torna a successo dopo 3 turni di campionato dove aveva raccolto soltanto un punto, sale a 30 dunque la formazione allenata da mister De Angelis, sconfitta del Penta Pomezia, la 7ª del campionato ed è tutto. Per questo incontro un cordiale saluto e ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi e da Gianfranco Marceddu che ha operato le riprese televisive. Vi diamo appuntamento alle prossime partite con Mondo Futsal.